Nailo. Nailo. شوفها. هذه فاتت 13 واحد من اهلها. You can smell the rubber. This is the kitchen. And here is the bedroom. أول شيء بداية أهلا وسهلا فيكم. Prima di iniziare vorrei darvi il benvenuto qui da noi. Io sono Ali Tafish, membro del Consiglio Comunale di Katermaya e proprietario della terra in cui vi trovate ora. Questa terra l'abbiamo data ai rifugiati siriani senza nulla in cambio. Non prendiamo nulla da nessuno. L'unica cosa che riceviamo sono le loro preghiere e la loro gratitudine. Io lavoravo nell'ambito turistico. Quando ci fu la crisi e iniziò la guerra, ho venduto tutto. Il nostro lavoro cominciò con l'inizio delle emigrazioni dei siriani, circa 4 anni fa. Avvenne tutto in modo graduale, famiglia dopo famiglia. Abbiamo iniziato ad ospitarli, aprendo loro delle case e garage dove sistemarsi senza nulla in cambio. Il numero dei rifugiati aumentava sempre di più. Non c'era più posto nelle case. Proposi di ospitarli nella mia terra, dove coltivavo ceci, olive, verdure e tutto ciò che ci dava la terra. Questo che vi abbiamo detto è solo una parte di ciò che queste persone stanno vivendo. Se dovessi entrare nei dettagli della sofferenza che vivono, anche se si trattasse solo del latte per i bambini che manca, dei pannolini, delle medicine o della morte che trovano alle porte degli ospedali, non ci sono cure, non ci sono aiuti, non c'è niente. La vita qui in Libano è dura per i libanesi. Chissà per un siriano che scappa dalla morte e dalla sofferenza, dalla povertà e dalla guerra. Venuto qui in un paese povero, come farà ad andare avanti? E un'altra volta auguriamo alle persone che ci stanno guardando di ritrovare la loro umanità. Nessuno accetterebbe tutto questo per se stesso. Provate a venire solo un giorno qui e vedrete tutto con i vostri occhi. Comprenderete le mie parole. Riuscireste a vivere in queste condizioni?
che Allah possa portare la pace in tutto il mondo, in modo che nessuno possa vivere tutto questo dolore e sofferenza. Queste persone cercano una vita migliore, istruzione per i figli, non questa vita sotto una tenda di nylon. Prova a entrare in una di queste tende e vedrai la situazione con i tuoi occhi. Tu non riusciresti a stare in una di queste tende. Ti sentiresti un animale. Il Libano, in confronto al mondo intero, non è che un misero punto. Ci sono circa 1 milione di abitanti iscritti all'anagrafe e ce ne sono molti non iscritti. Saremo circa 2 milioni. Il Libano sta sopportando ormai da 4 anni. Un grande dispiacere quando morì il piccolo Alain. Tutti vollero ospitare nei paesi europei 110.000 profughi dei vari paesi. I paesi stanno discutendo tra di loro per come suddividere questi profughi nei vari paesi europei. 110.000 profughi. L'Europa è molto, ma molto più grande del Libano, di 1000 volte. Gente, questo che state facendo non è una vergogna. Noi nel centro di Katermaya abbiamo 200.000 profughi siriani e li sosteniamo e condividiamo con loro il nostro pane. Non è una vergogna tutto ciò. Io sono un singolo, non sono un'associazione. Ospito circa 733 rifugiati e se sto facendo tutto questo, perché l'Europa non ci riesce? Perché? Con le mie limitate, molto limitate risorse e strumenti, ho fatto tutto questo, mentre ci sono stati che hanno ricchezze maggiori rispetto al Libano e non hanno mosso un dito per risolvere la situazione siriana. Avrebbero potuto, se avessero voluto, togliere Bashar Assad. Avrebbero potuto farlo. Solo ora che il problema sta toccando le loro terre, coi migranti, vogliono che si risolva tutto presto. Ma dov'erano 4 anni fa? Nessuno sa cosa ci aspetta nel futuro. Tutto questo potrebbe succedere a chiunque. Se succedesse a voi, credete che non vi ospiteremmo? Il Libano accoglie a braccia aperte chiunque venga qui durante l'anno. 365 giorni su 365. Questa terra è di Allah e non delle persone. Allah l'ha creata per noi umani, per viverci tutti insieme e non per creare delle barriere tra di noi. La guerra fa scappare le persone dalla propria terra. Non c'è sicurezza e la situazione non lascia altra soluzione. Se ci fosse sicurezza, nessuno lascerebbe la propria terra. Lasciano la propria casa, i loro ricordi, la loro vita, in cerca di sicurezza. C'è un'altra cosa che vorremmo dire. Un messaggio che vorremmo arrivasse a tutti voi che mi state ascoltando. È una vergogna continuare ad andare avanti solo con le parole. Nella vita servono i fatti. Queste persone hanno bisogno di aiuto. Fratelli, se voi dite di non riuscire ad aiutare questi rifugiati in Europa, guardate questi paesi che circondano la Siria. Come riescono ad aiutare con quel poco che hanno? In Libano ne siamo colpiti. Prima che arrivassero i siriani, non avevamo né acqua né elettricità. Avevamo solo disoccupazione e prezzi molto alti. La nostra situazione era molto disagiata, ma nonostante questo, abbiamo aperto le nostre porte a queste persone
il cui numero aumentava sempre di più. Noi facciamo tutto questo grazie all'aiuto di Allah, perché questi rifugiati sono persone e noi siamo esseri umani come loro. Se noi perdiamo la nostra umanità, perdiamo tutti i nostri valori. Sappiamo che ci sono persone senza valori, senza umanità, ed è per questo che succedono così grandi disgrazie nel mondo. Ci auguriamo che queste persone ritrovino la loro umanità e che aiutino tutti i rifugiati a realizzare i loro sogni spezzati.